Siamo qui stamattina con Pit Stop, nostro partner di Brand Basilicata Sanremo 2019. Anche quest'anno Salvatore La Bollita ha deciso di essere tra i nostri partner. Ti ringraziamo di questo. Partiamo dall'anno scorso e volevo fare una piccola premessa, dire che comunque i tuoi prodotti hanno avuto un grande clamore, hanno avuto un grande successo. Abbiamo avuto più di una degustazione a Sanremo e i prodotti di Salvatore comunque hanno fatto da padrone, possiamo dire così. Infatti c'è stato, tra virgolette, anche un po' un chiacchiericcio sul fatto che magari alcuni prodotti venissero da Policoro e non dai paesi dove fossero originari, però in questo modo possiamo dimostrare che utilizzando materie prime di qualità e seguendo appunto la tradizione, i prodotti possono essere comunque buoni e valorizzati in un certo modo, come appunto fai tu. Ti volevamo ringraziare per il fatto che comunque anche facendo dei cibi, dei pasti veloci, il tuo punto di forza è il fatto di utilizzare materie prime di qualità. Allora, io sono dell'opinione che utilizzando materie prime, io credo che il prodotto esca a prescindere chi lo faccia, esca nei migliori dei modi. Sì, infatti. Abbiamo notato già nelle degustazioni dell'anno scorso a Sanremo la bontà dei prodotti proprio perché utilizzano alla base anche essi prodotti totalmente lucani, quindi a partire dalla farina, poi a partire dalle carni utilizzate e tutto il resto. Questo non soltanto è garanzia di una certa qualità, è anche un ottimo modo per fare rete anche con gli altri produttori utilizzando appunto prodotti locali, perché non tutti preferiscono usare magari prodotti del luogo, preferiscono magari spendere di meno, utilizzare qualcosa che viene da fuori, che viene dall'estero, mentre noi comunque volevamo sottolineare il fatto che la tua attività utilizza prodotti del luogo, quindi aiuta anche l'economia locale, di questo ti volevamo ringraziare in un certo senso. No, ma infatti i miei fornitori sono prettamente di Policoro, i miei fornitori. Io con loro ho installato un rapporto alla base che voglio prodotti di prima qualità, prima scelta. È una cosa mia personale, perché avendo fatto sto lavoro tanti anni addietro, sono più di 20 anni, quindi ad oggi io mi ritrovo ad avere una mia attività e quindi preferisco dare al cliente il miglior prodotto che io possa fare. Quindi certo. In questo caso il calzone, il falaone, o pastizia di rotondella, chiamiamolo come lo vogliamo, però stiamo avendo un grande successo e quindi a breve usciremo con una nuova attività in merito al calzone. Sì, infatti volevamo appunto dire questo, dare un piccolo scoop, perché a breve, subito dopo insomma il nostro ritorno da Sanremo, Salvatore uscirà con una nuova attività, con qualcosa di nuovo che non è soltanto la vendita al dettaglio, ma si rifà un po' alla grande distribuzione. Ci puoi dire qualcosa in più o non puoi svelarci niente adesso? No, va bene, prima o poi uscirà. Quindi la mia nuova attività comprende un po' tutte le attività di questo che fanno parte diciamo così, dei prodotti da forno. Noi andiamo a fare un'attività dove il mio prodotto lo puoi trovare, dico in tutte le parti del mondo, ma in una buona parte dell'Italia, perché la mia attività nuova sarà quella di aprire delle mie attività in tutta Italia. Certo, quindi è un lavoro che partirà da quest'anno per poi svilupparsi negli anni e quindi possiamo dire arrivare un po' in tutti i mercati, quelli italiani e speriamo anche all'estero. Quindi magari i tuoi prodotti possiamo ritrovare poi nelle grandi città come Roma, Milano, speriamo di trovare insomma le nostre tradizioni anche in città come queste, ce lo auguriamo e ti facciamo i migliori auguri. Beh, io vi ringrazio, me lo auguro soprattutto, perché comunque è un investimento non di poco. Certo. E quindi... E infatti la cosa che apprezziamo molto e poi tutti i nostri partner in questi grandi eventi è il fatto che comunque sono tutte persone, dai produttori ai ragazzi, che investono nel territorio, che non scappano dal proprio paese, però invece investono nel proprio territorio per farlo crescere.
questo è quello un po' che stai facendo anche tu. No, io la mia idea è quella di rimanere nel mio paese, anche se piccolo, però comunque la mia intenzione è di rimanere qua e far crescere più che altro, certo, il prodotto lucano, perché io penso che il nostro prodotto sia l'eccellenza del frutto della Basilicata. Io penso che il nostro prodotto dalla candonga, dalla fragola, dal prodotto di prima qualità, penso che sia la base di tutto. Quest'anno a Sanremo porteremo anche un po' dei tuoi prodotti di nuovo in degustazione. Quest'anno faremo delle varianti, perché adesso tu fai anche il falaone, però in versione mini, che è una cosa molto bella, molto carina da vedere ed è molto pratica anche per l'aperitivo. Infatti noi il 6 febbraio alle 18 a Sanremo faremo una degustazione in un locale a 4 minuti proprio dall'Ariston, e porteremo in degustazione anche i prodotti di Pit Stop, che è già dall'anno scorso garanzia di grande qualità e di grande professionalità. Ringrazio Salvatore La Bollita, ti faccio tanti auguri per la nuova attività e ci vediamo a Sanremo con i prodotti di Pit Stop. Okay.